Ok, rieccoci. Se tutto va bene, la qualità audio dovrebbe essere molto migliore. Anche se, essendo questo un microfono fisso, potrebbe fluttuare a seconda di quanto mi avvicino al microfono, ma insomma dovrò abituarmi un attimino. Allora, nell'ultima parte è successo questo, cosa che mi ha dato parecchio fastidio, ma d'altronde possiamo farci ben poco. Ora si tratta di cercare di difendere Genova. Qual è la guarnigione di Genova? Non il massimo. Però vabbè, abbiamo un esercito che stiamo reclutando. E abbiamo anche la flotta che adesso teoricamente possiamo già portarla là. Perché comunque, pare che avessimo guardato in Marsiglia non era scoperta, quindi c'è poco da fare. Poi comunque, con una flotta attaccare una città con le mura non è comunque il massimo. Qui è libero. Toccare Besançon, credo che sia. Potrebbe non essere il massimo perché a questo punto abbiamo un fronte più ampio. Potrebbe arrivare da di qua. Mentre adesso ovviamente possono attaccare soltanto Autun, però abbiamo l'occasione di farlo. Sì, però inizieremo un'altra provincia. Forse non è. Da un lato potrebbe non essere il massimo, dall'altro invece è buono perché se non altro ci porta ad arrivare vicino a Basilea. E comunque sì, questa costanza qua è tranquilla, quindi non. Cioè questo esercito lo possiamo tranquillamente spostare. Quindi sì, andiamo ad attaccare Besançon. Pariamo tutto, non credo. Qui si incacchieranno ovviamente. Possiamo togliere le tasse. Tanto non ci danno praticamente nulla. A questo punto questa spia dovrà controllare questo fianco perché è ancora scoperto. È parecchio scoperto, anche qua Lione è a rischio. Sì, sto avanzando anche se non ho abbastanza eserciti per farlo, teoricamente. Possiamo fare una tecnologia, non so che cosa abbiamo finito però. Arcieri. Non ho controllato la differenza, vediamo. Un po' più di morale, un po' più di armatura. Non è che sia cambiato un granché, però vabbè, meglio di niente. Altri arcieri in giro non credo di averne, quindi. Diamo un'occhiata qui. Non è lì, però. Dovrei avere tre eserciti, no? Sì. Cosa ci cerchiamo adesso? Però aumenta del 25% le munizioni, che non è male. Questo non mi interessa. Questo potrebbe interessarmi. Anche questo però. La fucina non mi sblocca le artiglierie, no? Perché mi pare che fosse quello il problema adesso. O quantomeno quello che stavo cercando di fare. Andiamo verso questo qua. Anche se, insomma, non è il massimo, ma. Cioè, abbiamo visto che comunque le artiglierie servono parecchio, quindi averne di migliori non sarebbe male. Soldi non ne abbiamo più, quindi finiamo il turno e vediamo che cosa succede. Ecco, dovevamo controllare bene. Ovviamente appena hanno occasione di venirmi a rompere le scatole lo fanno subito. Comunque,
dovevo controllare le relazioni diplomatiche con l'area del Galles, cose del genere, se riuscivo a trovare subito qualche rapporto commerciale, ovviamente. Vabbè, Nizza va, perché ovviamente ci posso fare poco. Sempre che non la razzino di nuovo. Questo problema è che aumenta il logoramento, cioè non logoramento. Come si chiama Adesso ci guardo. Questo qua. L'affaticamento da guerra. Ok, il gallese non so leggere. Gliwising, non ho idea. Ok, andiamo verso la Cornovaglia, non so. Questa qua dovrebbe essere la Cornovaglia, mi pare. Sono abbastanza sicuro, anche se le mie conoscenze geografiche lasciano un po' a desiderare. Vediamo la diplomazia. Ci odiano probabilmente perché sono religiosi. Punto. You have the ear of my people. Are you brave or foolish or just... Sì, non credo che questa spedizione in Inghilterra darà molti frutti. Abbiamo però 7.000 denari e quindi qualcosa possiamo farci. Prima di tutto, questo esercito lo portiamo. Non possiamo attaccare lì, quindi andiamo da Autun in modo che non vengano a romperci le scatole loro. Da lì non possono andare ad attaccare Bisanson, quindi siamo tranquilli. Tu ti farei quasi andare fino a qua giusto per vedere. Ok, Basilea è libera. Ne approfittiamo e ce la prendiamo. Mercato del vino, ma sì, possiamo ripararlo. Ci sono problemi particolari, c'è problemi di cibo. Posso costruire del cibo nella linea principale della città? Non lo so. La caserma lì non ci serve perché ne abbiamo una appena qua sotto. Quindi sicuramente questo qua va giù. E anche questo ingegnere d'assedio. Questo qua potrei ripararlo. Non credo che convertirlo in qualche cos'altro sia. Beh, forse in una città. Però vedremo. E questo qua sì, lo ripariamo perché comunque aumenta il cibo. E facciamo così. Qui problemi di cibo non ce ne sono, stranamente. Però d'ordine pubblico ovviamente sì, e anche qua togliamo le tasse perché... Beh, fanno più che Autun, però insomma, non è comunque il massimo. Tra l'altro Strasburgo è un'altra città che è però sì, questa qua, Speyer dei Avari. C'è una chiesa. Che direi che ci sta. Qui non possiamo potenziare quello. Questo qua mi pare che... Sì, non è tassata la provincia, quindi aumentiamo il monastero, anche se lo paghiamo parecchio, perché siamo scomunicati. E anche se non mi conviene, perché... Appunto. Quei soldi potrei utilizzarli in qualche cosa di migliore, vale a dire cercare di reclutare un esercito qui. Allora, l'importante adesso è andare delle fanterie. Peccato che non mi ricordo quante ne ho bisogno. Perché la facevo 4 su 4 cavallerie. Vabbè, facciamo questi 4 qua. Che sono sicuro.
Anche se dovessero attaccare Genova mi servono relativamente. Qui sta un po' laggando, comunque. Ecco. Vabbè, se dovessero attaccare Autun comunque siamo tranquilli in realtà. Secondo me quell'esercito qua che si è andato andrà ad attaccare Bisanzon. Comunque, vedremo cosa succede. Tra l'altro, quell'esercito lì invece completo si è messo in modalità fortifica, quindi ho dei dubbi, nel senso che non voglio andarlo ad attaccare più che altro. Quell'esercito di della Provenza potrebbe venirmi a rompere le scatole fra qualche decina di turni. In realtà, Grenoble sarebbe anche relativamente in pericolo. Come bisogno ancora di 4 o 5 arcieri? Qui sono 4. Qui sono 4, quindi gli arcieri sono sempre 4 in realtà. Quindi 6 spadaccini ancora. Direi di sì. Facciamo così. In un turno arriva Grenoble. Però forse è in marcia forzata, no? Esatto, quindi comunque non ci arriva in un turno Grenoble, si prenderà ancora due turni di logoramento. Potremmo andare ad attaccare questo qua, però non mi sembra il caso, perché farei un po' troppo fatica. Attaccare Strasburgo potrebbe essere un'idea. Devo reclutare delle altre spie comunque. Perché non è... L'ho riparato forse, anziché raddoppiare il suono. Ecco, questo non è male come esercito. Cioè, insomma, a livello di fanteria è molto migliore del solito. Sono spadaccini montati, ma sono fanteria. Su cosa montano non lo so. Si montano la testa, forse, non è l'altra opzione. Insomma, il regno di Carlo Magno è risuscitato. Probabilmente sono dei ribelli. No, l'avranno boh. Il regno di Carlo Magno è alleato di Cordova. Non ci sto capendo granché. Vabbè, un altro esercito, cominciando a aiutare un altro direi che non è il caso. Cercare di andare a sistemare Nizza direi che non è il caso, allora lasciamoli così e succeda quel che succeda. Abbiamo ancora un po' di soldi, ma direi che non possiamo farci un granché, quindi finiamo il turno e speriamo che succeda, o quantomeno speriamo che non succeda niente di grave. Quel campione lì probabilmente lo stiamo mandando verso l'esercito che stiamo reclutando. Per cui devo anche spostarlo perché una volta che arriva a Genova non trova nessuno. Non ci arriva. Questo è quello che succede quando uno si espande senza avere abbastanza eserciti. Le hanno conquistate. Sono due eserciti. Tre eserciti. Ecco. Stiamo cercando un trattato di pace con Provenza. Non credo. Ecco, il fatto è questo, non credo che abbiano nient'altro loro. Forse posso andare effettivamente ad attaccare Marsiglia.
forming a blockade. Gli abbiamo preso la capitale, no? Meglio di niente. La ripariamo, perché questo qua mi interessa che sia in buone condizioni, visto che dovremo difenderci da qua. La guarnigione non è il massimo, però ha delle catapulte. Meglio di niente. Allora, presumo che questo sia al suo limite. Lui può arrivare lì da me con un esercito. Non con due. Io farei... andare avanti con il reclutamento e... intanto mi metto in modalità fortifica. No, c'è già in modalità fortifica. Non posso fare molto altro. Non si prende logoramento, no. Non posso attaccarlo in un turno. Problemi di cibo non ce ne sono più, però ci sono altri problemi. Devo provare a riparare questo qua. Se no, magari riusciamo a tenere, cioè, insomma, salvarla. Questi tre eserciti qua comunque sono un po' un problema, voglio dire. Non erano brutti. Lione probabilmente non penso che possa resistere, ma un po' di danno riesce a farlo. Poi avevamo questo esercito qua, mi ricordo che avevo mandato lì, ma a questo punto cerchiamo di mandare. A parte il fatto che non può neanche... è di livello 1, quindi non può reclutare, non può addestrare le truppe. Una ribellione qui. E provare anche a vedere se con gli avari abbiamo migliorato i rapporti. Ed eventualmente cercare di fare un'alleanza con Cordova. Il problema è che non posso spostare questo qua, perché altrimenti, cioè, va a quel paese. E queste serve, mancano tanto due arcieri, quindi posso comunque cominciare a portarlo su. Però anche lì non posso mettere in modalità fortifica. È salito di livello, cioè non è salito di livello, però deve essere migliorato. Quindi non ha molto senso. Va riuscito a tornare indietro. Se no non l'avrei fatto, appunto. Ci sarà la ribellione. Per il momento lasciamo... sì, facciamo una chiesa. Tanto per... se non altro possiamo finire di reclutare. Possiamo rischiare Bisanson e attaccare questi due eserciti. Se attacco all'esterno non hanno speranze.
Però poi lascio troppo scoperto questo pezzo qua. A questo punto preferisco quasi rischiare sostanzialmente di perdere Lione, perché tanto non mi sta facendo soldi, visto che non lo sto tassando, e Ginevra, mentre comunque c'è il resto tutto protetto, voglio dire. Sì, penso sia la scelta migliore. Gli avari. È migliorato, però non migliorerà molto più di così. Non so poi neanche cosa faranno questi qua. Please be seated and take wine. Se non abbiamo l'economia per sostenere la nostra campagna militare, sostanzialmente. Governatore. E non è che ci sia molto da fare anche a livello di potenziamenti delle nostre città, cioè bisogna conquistarle e cercare dei patti, dei trattati commerciali. Arrivano due lì? Sì, però sto reclutando, quindi sono in mole della frottifica, teoricamente. In pratica mi ritiro perché è inutile cercare di. Imminente in Alemagna. Tra l'altro sono anche province che, cioè, sono talmente piccole che loro possono tranquillamente essere oltre alla nebbia di guerra, tra virgolette, e venire a prendere in un turno. Devo costruire delle gran chiese. Questo qua sarebbe da eliminare. Lione, c'è poco che io possa fare. Quanto spazio. No, probabilmente non ero in marcia forse in fortifica perché non cioè, mi ero spostato troppo. Cerchiamo di tornare indietro abbastanza da avere ancora per modalità fortifica. E reclutiamo. Così dovremmo riuscire ad eliminarli se ci attaccano ancora. E qui dobbiamo andare a eliminare questo qua. Molto bilanciata secondo lui, secondo me molto meno, però. Però vabbè, ovviamente la combattiamo. Tra l'altro lui non ha neanche cavallerie, quello sarà un grossissimo problema. Tendiamo. Tra l'altro sono loro in una. Cioè hanno loro la. Un accampamento sostanzialmente, quindi dobbiamo distruggerlo. Vabbè, ci becchiamo la nebbia. Però abbiamo due artiglierie, quindi non dovrebbe essere troppo rischiosa la situazione. Fra l'altro. Sì, conviene sempre attaccare dal lato corto. Stavo pensando, non conviene separare le unità perché se lo fanno anche loro, o quantomeno se non lo fanno anche loro, quindi ci mandano tutti, tutto il loro esercito contro metà del mio finisce male. Quindi. Prendiamocela probabilmente un po' con calma, nel senso che cercheremo di buttare giù il più possibile, poi manderemo avanti gli arcieri e soltanto in seguito. Avanzeremo con la fanteria.
Ok, cominciamo a tirare sulla torre di guardia. Potevo mandarle un po' più in alto le artiglierie in modo da... Secondo il mio generale questa è la capitale. Non sono d'accordo con lui, però ci sono di pregiudicare. E stanno uscendo. Tra l'altro non gli ho messo neanche il tiro infuocato. E comunque adesso direi che non è il caso di andare avanti questa cosa, ma cerchiamo di levarci dalle scatole. Il nemico è stato avvistato. Sono proprio al limite. Teoricamente dovrebbero quasi tirare. Sì, ma mi becco la torre. Devo comunque cercare di buttare giù queste due. Ora che comunque le mie artiglierie sono al sicuro, voglio dire. Mentre le ho sempre invertite, eh. Il problema è andare in giro in muro di scudi, che non può andare in giro in muro di scudi. Fino a qua devo andare subito alla carica, eliminando possibilmente tutto quello che riesco, quantomeno le due torri là in alto, in modo da poter utilizzare adeguatamente le mie cavallerie, sì, le cavallerie principalmente, ma insomma, generare quello che si può. Perché quelli dovrebbero andare giù comunque. Questo qua.
Quello dovrebbe andare giù, ma comunque. No, comunque a livello di qualità delle truppe siamo decisamente migliori. Almeno questo è quello che sembra. Teoricamente non dovrei tirare, non dovrei fare del gran fuoco mio. Comunque. No, direi di no. Così qua in particolare, ma. In sicurezza facciamo così. Vabbè, direi che lo lasciamo tirare adesso. Abbiamo preso la loro torre. Buone notizie. Ok. Diciamo che tu, anzi, vieni a caricare le spalle questi qua. Tu smettiti di tirare su di lui, magari. Tiri su questo qua, non lo so. Un colpo di giavellotto. Ok, qui in generale mi sa che lo eliminiamo. Direi basta così con l'artiglieria. Il nemico sta puntando il nostro generale! Proteggilo! Il nemico si rifiuta di accettare la sconfitta. Ha raggruppato le sue unità. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Però comunque questo generale l'abbiamo eliminato. Qui non so, no, beh, non dovrebbe essere come negli assedi dove li elimini tutti, però. Comunque
comunque dovremmo riuscire a fare un bel lavoro. Carica lì, anche se con delle unità non esattamente forti, insomma, dovrebbe aiutare se non altro il morale. Anche perché non hanno più niente, quindi insomma, dovrebbe finire relativamente in fretta ormai. Vediamo ancora di eliminare un po' di quelli lì. Giusto perché si può. Abbiamo perso, secondo me, abbastanza, però sì, insomma. Però vabbè, le nostre unità comunque hanno fatto un ottimo lavoro, il 90% almeno. Cioè adesso comunque andiamo in giro con unità tutto sommato d'elite, quindi insomma. Invece delle sue sostanzialmente, sì, uno spadaccino ha fatto un buon lavoro, ma gli altri lasciano molto a desiderare. Qui devo andarlo a inseguire perché lo scopo di sta cosa è cercare di diminuire quantomeno la pressione qua in alto per poter scendere a Lione prima o poi. Fortunatamente però, insomma, con la rigenerazione in generale siamo messi abbastanza bene. Qui l'abbiamo anche migliorato. Devo anche cominciare a scendere, ma teoricamente ci dovrei riuscire ad arrivare. Uno stello non sarebbe male per poter reclutare delle spie, visto che comunque ne abbiamo bisogno. Qui non possiamo fare nulla. Perché comunque la ribellione, a parte il fatto che anche se la ribellione fosse più, anche se volessi sedarla non posso farlo perché non posso uscire ad attaccare, quindi. Morto Remigio, povero Remigio. Resterà sempre nei nostri cuori, ma insomma. E spunta fuori di nuovo quell'altro. Che lì non possiamo farci molto. Cioè, potrei combatterla per cercare di, insomma, di indebolirlo sempre di più, però non vedo neanche, cioè, non ne vale la pena, voglio dire. Perdo del tempo e basta. Però ha separato gli eserciti. Cosa degna, chi è sta qua? No, perché è troppo degna. Allora, quanto durano le cariche? Ancora no. Ancora un turno, forse? Tutti fedeli, per cui... Vabbè, gente che devo far sposare io non ce n'è.
posto così. Il fatto è che adesso questo esercito qua è andato su, un altro è tornato giù, il re è qua, quindi io posso andare verso Grenoble. Potrei aver fatto una stupidaggine. Perché se adesso questo qua lo riportano su, io ce l'ho relativamente in quel posto. Da qui non dovrebbe riuscire a prendere Autun, quindi possiamo probabilmente spingerci a Lione. Posso andare ad attaccare quello lì, però posso rimanere qua. Cercare di difenderla. Ancora un altro? Sì. Qui dobbiamo andare qua. E qua dobbiamo togliere le tasse. Qui possiamo rimetterle almeno per qualche turno. E qui idem. Difendere da Marsiglia già sono più tranquillo, perché comunque ho le mura rispetto a Nizza. Vediamo se ho fatto una stupidaggine. Cioè, più che altro la stupidaggine l'ho fatta, più che altro vediamo se riesco a salvarmi o meno. Magari anche ritirandomi, perché comunque posso sempre farlo. No, ok, sono salvo. Cioè, per modo di dire, perché adesso arrivano questi qua. Speak your speech so that I may go to the baths and wash away. Per favore, non rompetemi le scatole. Se li attaccassi io, probabilmente questi qua li rinforzerebbero. Proviamo a vedere. No. Comunque questo significa che possono portare avanti l'assedio, ma sicuramente non attaccherebbero. Sì, perché l'ho saccheggiata non lo so. Visto che abbiamo già pochi problemi nella provincia, vabbè. E abbiamo tirato fuori questo qua. Questo esercito se n'è andato. È il caso di eliminare le lame della pietà. L'ordine pubblico adesso è stabile. Perché ho tolto le tasse, probabilmente. Qui dovrei andare di nuovo a Ginevra. Ginevra ci arrivo? Teoricamente sì.
Mi prendo Ginevra, però questo qua non ha... Beh, ma... Comunque può attaccare la città in un turno, non è... Warhammer o... O i giochi vecchi dove avevi bisogno della tiri per farlo. Quindi sì, qua quello che c'è da fare è attaccare questo esercito e cercare di eliminarlo. Ora, il problema è che non abbiamo tempo di farlo in questa parte, quindi direi che guardiamo un attimo se c'è qualcosa da fare. Diamo inizio alla riparazione, in questo modo quando lui mi attacca verrà messo in pausa, io non dovrò più spendere dei soldi, che quello è buono. Cappella gli servirà, come probabilmente però servirà anche qua. Facciamo così e diamo un'occhiata alla diplomazia, tanto per caso adesso che avete smesso di fare guerra con noi potete commerciare, no. Qui attacchiamo e basta. Abbi non serve neanche. Tornare a Lione, forse con la marcia forzata? No, però ci arrivo relativamente vicino. A questo punto allora il problema di non riuscire a di non avere, non fare in tempo è andato legalmente a quel paese perché non abbiamo dovuto neanche combatterla, per cui finiamo il turno e vediamo cosa succede. Tra un po' quei ribelli dovrebbero attaccarmi. Ok, abbiamo un'altra roba. Un altro assedio qui. Stavolta hanno degli spadaccini, ma comunque sono peggiori dei miei. Un sacco di cavalli lì ancora. Meno artiglieri dell'altra volta, che mi fa piacere. Un sacco di arcieri, che mi fa meno piacere. E i soliti mille mila lancieri che insomma faranno schifo. Questo invece no, questo non lo possiamo combattere stavolta. Naturalmente questo qua non è l'esercito. Non è l'altro esercito. L'altra volta era Autunno, era l'altro esercito. Questo qua invece è il re. Quindi questo qua è peggio come esercito. Però vabbè, è peggio a livello di lancieri, è peggio a livello cavallerie, però per il resto è a posto. Insomma, comunque non è un problema. Quindi niente, direi che per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!